lo stesso discorso che ho appena fatto per Bosifus, cioè di quegli artisti che ci piacciono così tanto che decidiamo di proporli insistentemente. Pensate che le ultime quattro manifestazioni importanti che abbiamo fatto a Sanremo, l'anno scorso Pazze Idee, l'erotismo nella canzone, e poi in autunno la rassegna dedicata a Guccini, adesso a maggio la serata per Fernanda Pivano e adesso il Tenco, in tutte queste quattro manifestazioni abbiamo voluto Vanessa Tagliabue. Eccola qui. Ciao Vanessa. Non sei stufa di venire continuamente al Tenco? No, io aspetto tutto Tenco tra una rassegna e l'altra. Aspetti l'invito? Sì, chissà se è tutto così noioso il resto. Che poi Vanessa è veramente un'artista, una cantante molto versatile, sa fare di tutto, a parte che ha fatto un bellissimo disco che si chiama Contradanza. Anche se non c'entra, di in sintesi che cos'è questo disco che hai fatto, perché è veramente un capolavoro. È una ricerca sulla musica, sulle contradanze cubane dell'Ottocento. Ho scritto dei testi per queste composizioni che nascono in realtà all'inizio come brani per pianoforte e che hanno moltissime influenze che poi verranno sviluppate ampiamente in tutta la musica successiva del Novecento, anche semplicemente dai cantautori che ci sono più cari come Bob Dylan. Ce n'è una che si intitola Los Ojos de Pepa, che sembra quasi un brano di rock and roll scritto nell'Ottocento da Manuel Saumel, è incredibile, e le ho arrangiate poi con degli strumenti assolutamente estranei alla tradizione cubana dell'Ottocento. Quindi è diventato un disco contaminato che racconta una storia estranea all'Ottocento ma molto romantica in senso ottocentesco, che è quella di Basia Nader, artista performer olandese, che ha colpito la mia immaginazione perché è tanto intenso e perché è scomparso durante una sua performance che si intitola In cerca del miracolo. Per me è uno che scompare alla ricerca di un miracolo nel mare. È scomparso nell'oceano. Mentre cercava il miracolo. Sì, è meraviglioso. È scomparso come? Su una barca da 30 piedi con la quale lui intendeva attraversare l'oceano Atlantico e lo aspettavano sulle coste inglesi in una galleria d'arte per concludere la performance con un gruppo di bambini che cantavano canzoni marinaresche. Sì, e lui non è mai arrivato. È scomparso. Va bene, dicevo che è molto versatile perché appunto è andata, per noi almeno, ma oltre tutte le cose che fa lei, per noi è andata dalle canzoni maliziose degli italiani degli anni 30 a Guccini e ad altre cose, e ogni volta che le propongo una cosa diversa non si meraviglia, anzi si butta dentro e si entusiasma. E così è stato anche per Tenco, mi sembra. Sì, molto, perché io sono molto vicina al pensiero di Gustav Mahler quando dice che la musica è l'essenza del mondo, e per me che il Club Tenco mi abbia chiesto di cantare la musica di Tenco è come se mi aveste messo nelle mani il vostro cuore, quindi è una grande emozione, una grande gratitudine, e ho fatto tutto il mio possibile. Vanessa Tagliabue di oggi, questa è la chiusa di oggi. Grazie. Thank you.
per far sì che una serata come voi. Parlando con qualcuno.